Per supportare le amministrazioni nel percorso di semplificazione normativa ed amministrativa, Formez PA ha realizzato un ciclo di video lezioni sulla gestione dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive e l'edilizia, secondo la legge regionale 24 del 2016. In questo corso impareremo a conoscere il funzionamento del SUAPE secondo la normativa regionale della Sardegna. Si articola in 12 video lezioni che affrontano uno per uno le varie tematiche importanti per la gestione del procedimento unico SUAPE. Si va quindi dal campo di competenza al funzionamento del procedimento in autocertificazione, a quello in conferenza di servizi, con particolare riferimento sia agli adempimenti dei SUAPE che a quelli degli altri enti, per poi finire con le eccezioni e anche alcune particolari tipologie di procedimento come l'agibilità, il collaudo per gli impianti produttivi e le particolari disposizioni di raccordo con le discipline settoriali. Le lezioni hanno una durata media di 16 minuti, sono corredate da approfondimenti testuali e gli argomenti vengono trattati sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. L'obiettivo è mettere in grado chiunque sia interessato di interagire con gli sportelli della regione Sardegna. È un corso di alfabetizzazione, per cui illustra la materia partendo proprio dalle basi, non dà per scontato, diciamo, alcuna conoscenza, a parte i principi generali del procedimento amministrativo. Seguendo questo videocorso, i partecipanti possono apprendere quali sono le caratteristiche del procedimento e quindi imparare a familiarizzare sia con la normativa che con gli strumenti informatici che sono messi a disposizione sempre dalla Regione Sardegna per la gestione di questo tipo di procedimenti. E quindi sono in condizioni di approcciare la lavorazione di una pratica. Il corso è rivolto principalmente agli impiegati degli sportelli SUAPE e a quelli degli enti terzi che partecipano ai procedimenti unici, però può essere utile anche per tecnici professionisti che presentano costantemente pratiche ai SUAPE, che possono essere appunto professionisti dell'area tecnica come ingegneri, architetti, geometri eccetera, ma anche commercialisti, consulenti del lavoro che magari presentano pratiche relative all'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi, nonché può essere utile anche per imprenditori che volessero approfondire il funzionamento del SUAPE, associazioni di categoria, CAF e simili.